Questo grande applauso è per Paolo Villaggio. Il mio incontro con Paolo è stato al di là della norma. Ci eravamo incontrati in televisione, e conosciuti, e il giorno dopo mi ha telefonato e mi ha chiesto se potevo andare a casa sua per un incontro. E pensavo di fare un piccolo personaggio, non avevo idea. Invece mi chiamò proprio per rappresentare la Pina. E così è cominciato il nostro rapporto, al quale io devo moltissimo. Io sono molto felice di aver avuto questa possibilità di rappresentare una delle sue maschere, perché quello che lui ha rappresentato credo sia una maschera universale, e credo che tutti siamo un pochino fantozzi. Comunque, poi il nostro rapporto, la nostra amicizia, diciamo, si è sviluppata ulteriormente. Mi ricordo che abbiamo cominciato nelle pause fra un film e l'altro, a frequentarci, frequentavo, diciamo così, la sua famiglia, e un giorno arrivando, la prima volta, la cameriera è venuta ad aprire e appena mi ha visto ha detto: signora Maura, è arrivata la moglie di suo marito, ecco. Solo per dire che c'era veramente un rapporto molto giocoso, molto affettuoso, anche mai veramente espresso. Poi il tutto è stato concluso con una cena a casa mia. Dico concluso perché è stata l'ultima volta che ci siamo incontrati, a casa mia con Federico Fellini. Naturalmente Paolo, Maura, Federico e Giulietta, ecco, è uno dei più bei ricordi per me, perché avevo cucinato io e questo era molto pericoloso per loro e per me, e invece andò tutto bene grazie al senso della vita, dell'emozione e del piacere di stare insieme fra grandissimi artisti. Milena Vukotic. Grazie Milena. Milena, la vedete così e sembra timida tutto quanto, ma non è così. Prima gli ho portato un caffè in camerino, non gli è piaciuto, mi ha dato un pugno in faccia e un calcio alla milza che ancora mi fa male. Siamo o non siamo attori? È vero, è proprio così. Senti, il personaggio della Pina, no? Sì. È rimasto un po' appiccicato addosso, no? E questa cosa ti ha dato fastidio o no? No, perché generalmente quando le persone vogliono bene, ti esprimono un senso di affetto, non può dar fastidio. E poi dopo sono andata oltre, sono diventata la moglie di Nonno Libero. Chiamiamo sul palco il tuo nuovo marito? Magari. Lino, zompa su! Escavi. Eccolo qua! Ho fatto momento, con Paolo Villaggio, Fratti alla Belva Umana, i pompieri. Con calma. Uno dei miei tanti mariti. Scusa. Milena voleva chiarire una cosa.
perché abbiamo fatto un conto rapido prima nel camerino. Indubbiamente il grande Paolo, poi io l'ho dimostrato in mille modi, che è stato un grande attore, abbiamo fatto tanti film insieme, non è mai stato geloso degli altri che dicevano le battute più comiche, anzi, se ne fregheva. 20 giorni prima che mancasse, venne il figlio a casa mia a chiedermi di far parte di questo documentario, di fare una testimonianza. Io dico, ma con tutto il cuore, figurati. E ho parlato delle scene nostre che abbiamo fatto, dei film, come per esempio quella famosa di Fracchia la belva umana, sì, quando arrivo io come commissario lì alla Parolaccia, ristorante. Benvenuti a sti frocioli, si può dire frocioli? Ma io sei scemo. Ah, no. Grandi, grossi Milena e Milena scappa. Scappa. No, no, è la questo canzone. Scandalo. La canzoncina diceva, e io ero con tutti i poliziotti lì per entrare ed arrestare Fracchia, no? Questo della Parolaccia, benvenuti, grandi, grossi e capoccioni. E tu che sei? Dice, vabbè, un po' fri-fri. E dice, un po' che c'hai da di... Finiva, che io devo dire, come copione, che c'ho da dire, arrestatelo sto stronzo, io sono commissario. E entravo. Invece, non so perché, mi venne da fare. E dice, un po' che c'hai da di... E io faccio, continua, continua. Questo era un generico, non sapeva che fare. Dietro a me c'era Paolo e Neri Parenti, il regista. Evidentemente gli hanno fatto cenno, come dire, vai avanti, fai quello che dice lui. E questo facendo così ha continuato a suonare. Io non sono ricchione, non sono free free, sono un commissario e ti faccio un culo così. Non si possono dire queste cose, Lino. Ah, non si può ma dire. Diciamo un'altra cosa, però, Lino. Questi ricordi sono tutti bellissimi, però voglio chiederti una cosa. Ti voglio chiedere una cosa. Quando una persona sparisce, muore e non c'è più, no? E si ha sempre il rimorso, no? Di non avergli detto una cosa che uno voleva dirgli, ma non c'è stato il tempo. C'è una cosa che vuoi dire direttamente a Paolo Villaggio che ti è rimasta dentro, che avresti sempre voluto dirgli, ma non gliel'hai detta? Dilla direttamente in camera, eccola lì, diglielo. Allora, Paolo, se dopo che io ho fatto quella intervista con tuo figlio, con Piero, e pare che tu abbia gradito molto, pare che ti sia anche commosso un attimo quando hai visto me che parlavo bene di te, e Piero, tuo figlio, venne dopo un po' di giorni a ringraziarmi a casa e mi portò una caricatura di Fantozzi col tuo autografo. Ora, la domanda che io pongo alla gente è: avete mai visto, non so, Gassman che firmava l'autografo ad Alberto Sordi o Manfredi a Monica Vitti? Non esiste fra noi, no, oddio, loro sono grandi, io sono molto più piccolo. Però, stranamente, tu hai fatto l'autografo tuo a me dedicato dicendo al mio amico Lino Baffi Paolo Villaggio. Dopo un po' di giorni te ne sei andato. Ora, se questo vuol dire, questo autografo, se significa qualcosa, e se volesse dire questo autografo, Lino, ti aspetto qua, c'è tempo. C'è tempo. C'è molto tempo. Va bene.